Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG. Oggi 8 marzo si celebra la giornata internazionale della donna. Per capirne l'origine bisogna fare un salto temporale al 28 febbraio 1909 per volontà del Partito Socialista Americano. In quel giorno infatti venne organizzata una manifestazione in favore del diritto delle donne al voto. Nel 1910 l'iniziativa venne sostenuta anche a Copenaghen nella Conferenza Internazionale delle Donne Socialiste. Quella del febbraio 1909 non fu la prima delle manifestazioni per i diritti delle donne e il suffragio universale. Già dalla metà dell'Ottocento in varie parti del mondo ci si batteva, come in Nuova Zelanda il voto femminile infatti esiste dal 1893 e sono i movimenti delle suffragette. Migliaia di donne scioperavano tra il novembre 1908 e il febbraio dell'anno seguente a New York per migliori condizioni di lavoro e aumenti salariali. Tante le iniziative in tutta Italia oggi, al Quirinale, un'importante cerimonia alla presenza del presidente Sergio Mattarella e a alte cariche dello Stato, con il premier Mario Draghi e Elena Bonetti, ministra delle pari opportunità. Ascoltiamo un estratto proprio delle parole del presidente della Repubblica Mattarella. L'8 marzo, Sharon, Victoria, Roberta, Teodora, Sonia, Piera, Lulieta, Lidia, Clara, Deborah, Rossella. Sono state uccise 11 donne in Italia nei primi due mesi di questo anno. Sono state uccise per mano di chi aveva loro fatto credere di amarle, per mano di chi, semmai, avrebbe dovuto dedicarsi alla vicendevole protezione. Ora siamo di fronte a una vittima, a una dodicesima vittima. Un'altra uccisione, quella di Ilenia. L'anno passato le donne assassinate sono state 73. È un fenomeno impressionante che scuote e interroga la coscienza del nostro Paese. Un concetto distorto del rapporto affettivo che non a caso si trasforma in odio mortale e alla base dei gravi e inaccettabili casi di femminicidio. Una mentalità che al dunque è soltanto possesso, bramosia, dominio e in fin dei conti disprezzo. L'amore, quello autentico, si basa sul rispetto e sulla condivisione. Se si giunge a uccidere una donna è perché non si rispettano il suo desiderio di libertà e la sua autonomia, perché ci si arroga il potere di non consentire le scelte, i progetti, le aspirazioni. A distanza di 74 anni dall'approvazione della nostra Costituzione, che ha sancito in via definitiva l'eguaglianza e la parità fra tutte le persone, senza distinzioni, gli orribili casi di femminicidio che reclamano giustizia ci dicono che la legge da sola non basta, che un principio deve essere affermato, ma va anche difeso, promosso e concretamente attuato. Il piano vaccini accelera, la via d'uscita non è lontana, tra presente e futuro anche le parole del premier Mario Draghi, ascoltiamolo. Purtroppo ci troviamo tutti di fronte in questi giorni a un nuovo peggioramento dell'emergenza sanitaria. Ognuno deve fare la propria parte nel contenere la diffusione del virus, ma soprattutto il governo deve fare la sua, anzi deve cercare ogni giorno di fare di più. La pandemia non è ancora sconfitta, ma si intravede con l'accelerazione del piano dei vaccini in una via d'uscita non lontana. Voglio cogliere questa occasione per mandare a tutti un segnale vero di fiducia, anche in noi stessi. Ringrazio ancora una volta i cittadini per la loro disciplina, la loro infinita pazienza, soprattutto coloro che soffrono le conseguenze anche economiche della pandemia. Ringrazio gli studenti, le famiglie e gli insegnanti che sopportano il peso della chiusura delle scuole. Ringrazio gli operatori sanitari, le forze dell'ordine, le forze armate, la protezione civile
e tanti altri lavoratori e lavoratrici in prima linea per la loro incessante opera. Sono anche questi esempi di responsabilità civica e professionale, di cittadinanza italiana attiva, che impongono al governo di moltiplicare ogni sforzo. Siamo solo all'inizio. Il nostro compito, e mi riferisco a tutti i livelli istituzionali, è quello di salvaguardare con ogni mezzo la vita degli italiani e permettere al più presto un ritorno alla normalità. Il bollettino del Ministero della Salute in Italia nelle ultime 24 ore registra 13.902 nuovi casi su 184.684 tamponi processati. I decessi in un giorno sono 318, superati in Italia anche i 100.000 morti da inizio pandemia. Il tasso di positività quindi sale al 7,52%, con i ricoveri ordinari in aumento di 687 unità e 95 ricoveri in terapia intensiva. Non si ferma il trend in crescita dei ricoveri Covid-19 anche nelle Marche per il quinto giorno consecutivo. Sono infatti 729 i degenti in terapia intensiva, superano i 100. Rasentano quota 3.000 invece nuovi casi di positività registrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, a fronte di 17.492 tamponi effettuati. Dei nuovi contagiati, spiega la regione, 1.408 sono asintomatici, individuati nell'ambito delle attività di tracciamento e screening. Di fronte al nuovo aumento dei contagi di coronavirus trainato dalla diffusione delle varianti, la nuova ipotesi nazionale è quella di una superzona rossa, ovvero di un nuovo lockdown nazionale, con una durata prestabilita ad esempio di 3 settimane, per far scendere così la curva e contemporaneamente vaccinare quante più persone possibile. Durante questa settimana il governo sarà al lavoro per valutare se intraprendere nuove misure restrittive. Per superzona rossa si intende in sostanza un lockdown generale, forse con le di eventuali zone bianche presenti al momento dall'entrata in vigore del provvedimento, coordinato con una campagna di vaccinazione di massa. Da qui a fine aprile è infatti previsto l'arrivo in Italia di 26 milioni di dosi di vaccino. L'idea della superzona rossa sarebbe orientata a chiudere tutto per somministrarle e riaprire in una situazione radicalmente diversa grazie al gran numero di persone vaccinate. L'ipotesi di un lockdown non sembra più essere un tabù anche tra le forze politiche e oggi se ne potrebbe parlare in una riunione tra il Ministro della Salute Roberto Speranza, quello degli affari regionali Maria Stella Gelmini, il capo del CTS Agostino Miozzo e il neocommissario per l'emergenza Giuseppe Figliuolo. Dopo l'incontro il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha fatto un punto con la cabina di regia di maggioranza. Sono invece 1.644 i nuovi positivi al Covid rilevati in Campania su 11.398 test processati. Complice anche il minor numero di tamponi eseguiti. Di domenica il tasso di incidenza balza al 14,42%, ieri invece era al 10,5%. Colpisce fortemente il numero di casi sintomatici, ben 505, ma è così tanti negli ultimi mesi, quasi 1 su 3 rispetto ai contagi rilevati. 41 le vittime invece censite dal bollettino odierno dell'unità di crisi, 15 decedute nelle ultime 48 ore e 26 nei giorni precedenti e 1.291 guariti. Ancora in crescita la pressione anche sugli ospedali, i posti letto di terapia intensiva occupati salgono a 148, quelli di degenza ordinari a 1.425. Alla vigilia della zona rossa 47 persone sono state multate dai carabinieri ieri sera a Napoli per il non rispetto delle disposizioni anti-Covid. 3 amici sono stati sorpresi in un bar al tavolo in via Gradone di Chiaia mentre consumavano un aperitivo. La titolare, oltre alla multa, è stata denunciata per esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse. All'interno del locale, poi chiuso per 5 giorni, erano in corso infatti scommesse sulle partite di calcio, nonostante non vi fosse alcuna autorizzazione. Nel corso dei controlli sono state anche denunciate 2 persone per porto abusivo di armi. Un 17enne di Miano è stato trovato in possesso di un tirapugni di metallo.
Nuova circolare ministeriale firmata dal direttore della prevenzione Gianni Rezza che autorizza l'utilizzo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca anche nei soggetti sopra i 65 anni di età. Esclusi però i soggetti estremamente vulnerabili per particolari patologie. La decisione fa seguito a un parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità. Ulteriori evidenze scientifiche resesi disponibili, si legge nella circolare, non solo confermano il profilo di sicurezza favorevole relativo al vaccino in oggetto, ma indicano che anche nei soggetti di età superiore ai 65 anni la somministrazione del vaccino AstraZeneca è in grado di indurre significativa protezione sia dallo sviluppo della patologia indotta da Covid, sia dalle forme gravi, addirittura fatali, di Covid-19. Sulle basi di tale considerazione, anche in una prospettiva di sanità pubblica connotata da limitata disponibilità di dosi vaccinali alla luce della necessità di conferire protezione alle fasce dei soggetti più esposti al rischio di sviluppare proprio la patologia grave o forme fatali di Covid, il gruppo di lavoro del Consiglio Superiore di Sanità ha espresso così il parere favorevole a che il vaccino AstraZeneca possa essere somministrato quindi anche ai soggetti di età superiore ai 65 anni. Intanto la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato questo pomeriggio un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello giallo, valevole dalle 9 alle 23.59 di domani, martedì 9 marzo. Si prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio temporale localmente intense. Il quadro meteo evidenzia anche possibili raffiche di vento nei temporali e possibili fulmini, previste grandinate. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da rapidità di evoluzione. Si segnala anche la necessità di attivare il monitoraggio del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti. Oltre agli scenari di evento e agli effetti al suolo derivanti dalle precipitazioni, si evidenziano anche possibili danni alle coperture e alle strutture provvisorie dovute alle raffiche di vento, fulminazioni e grandinate. Si evidenzia altresì la possibile caduta di rami o alberi. La sala operativa della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi, sia in ordine al dissesto idrogeologico che altri fenomeni previsti, e di attivare il monitoraggio quindi del verde pubblico e delle strutture esposte. Nuovo aggiornamento anche della curva pandemica in terra di lavoro, divulgato come sempre dal bollettino dell'AS Casertana. Nella giornata di oggi, lunedì 8 marzo, sono 247 i nuovi positivi, a cui si aggiungono 5 deceduti e 114 guariti. I tamponi processati sono 1.514, per un tasso di incidenza che supera in modo preoccupante il 16% e si attesta al 16,3. Nel saldo complessivo si certifica un aumento di 128 positivi sul territorio. Caserta è ancora in cima per numero di contagiati con 484 casi attualmente positivi, seguita da Maddaloni con 353 e Aversa con 290. In occasione di oggi, 8 marzo, giornata internazionale della donna, l'assessore del comune di Caserta, Lucia Monaco, lancia il progetto Una pagina per lei. Ascoltiamola. Una pagina per lei è il progetto che il Patto per la Lettura Città di Caserta lancia per l'8 marzo, giornata internazionale della donna. Un giorno oramai celebrato non solo come il ricordo di un'immane tragedia e per fortuna non più come una festa commerciale, ma come occasione di riflessione sulle conquiste sociali, economiche, politiche raggiunte e sulle discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora purtroppo oggetto. Noi del Patto della Lettura vogliamo celebrare questo momento di riflessione comunitaria, dedicando a tutte le donne brani scelti secondo il gusto e la sensibilità e la formazione di ciascun partecipante. Pubblicheremo per 2 settimane su questa pagina dei brevi video che gli aderenti al patto o anche i singoli cittadini ci invieranno attraverso Messenger sulla pagina Facebook del patto stesso o all'indirizzo bibliotecatiscione@comune.caserta.it. Un reading di letture che in tempi di pandemia non possiamo che fare a distanza, ma con lo stesso entusiasmo che avremmo se potessimo riunirci. Sguardi e voci, volte a cogliere frammenti di quel caleidoscopio costituito dall'universo femminile, donne di oggi, donne di ieri, problemi antichi o nuovi, speranze, attese, dolori, amori, fragilità. Parole. Parole scritte da donne, parole scritte da uomini, parole che sono il tessuto stesso della vita umana. La parola, se mal usata, può creare
o consolidare stereotipi. La parola ferisce, ma per fortuna la parola cura, la parola guarisce. Noi useremo le parole come legami lanciati per costruire ponti, trame di pensieri ed emozioni, momenti di riflessione. Grazie, grazie a quanto hanno già aderito a questa iniziativa e a quanti vorranno farlo nei prossimi giorni. E intanto, buon 8 marzo a tutti. In questo difficile periodo di pandemia c'è chi tramite la musica prova ad essere portatore di un messaggio di speranza e ottimismo in vista di un futuro che non può essere ancora in salita. E questa è l'idea dei giovani artisti della Valle di Suessola che, di varietà ma fortemente uniti dalla passione per il canto, hanno composto la simpatica canzone A Libertà è un abbraccio a favore della campagna vaccinale che potrà finalmente debellare il Covid. Il supporto vuole essere dato attraverso un brano che è un inno alla libertà per dare speranza soprattutto ai giovani e ai bambini colpiti da questa pandemia, sia dal punto di vista sanitario ma anche psicologico. Oltre a combattere questo virus che si è insinuato nelle vite di tutti, bisogna combattere la solitudine che ha portato a distanziare anche i rapporti umani. È proprio per questa ragione che scrivono anche al governatore della Campania, Vincenzo De Luca, per complimentarsi del lavoro svolto a sostegno di una campagna presto libera dal Covid. Caro Presidente De Luca, anche se con strumenti diversi, abbiamo lo stesso obiettivo, combattere il Covid-19. Abbiamo pensato di farlo con una canzone come inno di liberazione, di rinascita e di speranza. Noi crediamo che l'unica salvezza sia il vaccino. Vogliamo quindi diffondere sempre più questo messaggio, facendo diventare questo brano un inno alla libertà, dichiarano proprio gli artisti. La libertà è un abbraccio, recita il titolo della canzone, per un significato ricco di speranza e voglia di rinascere. Passiamo come di consueto anche allo sport. Il Napoli torna alla vittoria e continua a inseguire le prime posizioni della classifica, con uno sguardo sempre vigile sul quarto posto, l'ultimo utile per la qualificazione in Champions. Allo stadio Diego Armando Maradona il Bologna cade per 3-1. Il Napoli trova subito il vantaggio dopo appena 8 minuti di gioco, grazie a Insigne che con un tacco di Zielinski viene liberato per il tiro al limite dell'area di rigore. Ma nella prima frazione di gioco è la squadra di Mihajlovic a fare la partita. I rossoblù sfiorano il pareggio prima con Scovolza che finisce sul palo e più avanti con Palacio. Nella ripresa il Bologna si presenta con una determinazione ancora maggiore e chiude il Napoli nella propria area di rigore. Palacio ribatte una respinta di Ospina e spinge il pallone in rete, ma Chiffi annulla il gol perché l'attaccante non fa battere il pallone sul terreno di gioco prima di toccarlo con il piede. Gli sforzi del Bologna non danno però alcun frutto e il Napoli ne approfitta. È il 20° quando Zielinski lancia Osimhen, entrato al posto di Mertens, e il nigeriano batte sullo scatto Danilo, entra in area di rigore e manda il pallone in fondo alla rete. Il Bologna però ancora non si dà per vinto. Al 28° della ripresa riduce le distanze con Soriano, che sfrutta un errore della difesa. In soli 3 minuti il Napoli ristabilisce ancora le distanze con Insigne, che sfrutta un lancio del solito Osimhen e insacca con un rasoterra per il 3-1 finale. La vittoria azzurra però passa oggi in secondo piano rispetto alla brutta notizia di giornata. L'infortunio rimediato da Gulam al 22° del Maradona è più serio del previsto. Rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro e ancora una volta stagione praticamente finita per il terzino. Passiamo anche alla Serie C Girone C. Pareggio per 1-1 per la Casertana, ieri in trasferta che domina Vibo Valentia contro la Vibonese, ma non riesce a portare a casa il risultato pieno. Apre le marcature il gran gol del centrocampista Santoro su punizione con i padroni di casa che conquistano il pari solo un giro di lancette dopo. Al fischio finale, l'analisi in conferenza stampa di Mister Guidi è proprio di Santoro. Ascoltiamoli. Sì, il peccato nasce dal fatto che la partita è stata dominata in lungo e in largo, abbiamo schiacciato la Vibonese praticamente per tutta la partita nella propria metà campo. La squadra ha creato gioco e chiaramente quando fai questi tipi di prestazioni con questa mole di gioco, sarebbe giusto per i ragazzi che chiudessero con una vittoria e festeggiassero dentro gli spogliatoi. Peccato perché le uniche soluzioni che aveva avuto la Vibonese erano su queste palle giocate profonde per le eventuali spizzate di Plescia, e il peccato perché è venuto su un calcio d'inizio che sapevamo che loro calciavano così. Purtroppo la seconda palla non siamo stati bravi ad aggredirla, ad attaccarla, ed è venuto fuori il gol del pareggio che vanifica un po' tutta la grande prestazione e la mole di gioco che i ragazzi avevano fatto. Sì,
è stata l'unica sbavatura e c'è anche una componente grossa di fortuna perché a volte quelle palle lanciate lunghe sono 50 e 50, non è detto che l'eventuale spizzata vada sui piedi dell'altro attaccante, insomma, noi potevamo essere più precisi, potevamo e dovevamo essere più aggressivi perché sapevamo che in ogni partita sul calcio d'inizio la Vibonese lanciava sulla nostra destra, l'ha sempre fatta, una costante. E quindi loro hanno fatto una giocata che provano sempre, gli è venuta, che vanifica un po' la nostra prestazione, perché però poi io devo essere lucido e devo dire che la squadra ha giocato, insomma, sempre con grande continuità, ha dominato gli avversari, non gli ha concesso niente, ha creato i presupposti per tirare in porta con grande efficacia. Quindi, insomma, io penso che la squadra sul campo era giusto che risultassero con una vittoria. Non è così, però mi tengo stretta la prestazione e il gioco della squadra. Diciamo che lo stavamo aspettando da troppo tempo, che come detto tu sono 92 presenze e lo stavamo aspettando un po' tutti, poi era una partita importante, un momento importante che speravamo in un finale diverso, però ci accontentiamo del punto anche se meritavamo di più. Sì, purtroppo è nata da un lancio lungo, abbiamo letta male, ma per la prestazione che abbiamo fatto meritavamo il bottino pieno, però dobbiamo migliorare anche su queste cose, su queste piccole cose che alla lunga possono portare punti in più. Diciamo che non è cambiato solo Santoro, è cambiato un po' tutto il modo di pensare. Giochiamo più la palla, non che gli anni prima non lo facessimo, però è un modo diverso, come ti ho detto, non è che è cambiato solo Santoro, sono cambiati tutti, stiamo andando alla grande tutti, stiamo migliorando tutti ed è il frutto di un miglioramento di tutta la squadra, non del singolo. Questa è una costruzione che ci chiede il mister, soprattutto in queste partite così, dove la squadra ti aspetta bassa. È una costruzione che ti aiuta ad uscire meglio con la palla al piede. Poi devo dire la verità, mi trovo bene e vorrei continuare così. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi e vi auguro un'ottima serata, a domani.